Aspetta che chiudete qua. Buongiorno ragazzi, bentornati al canale, come sempre Giù di Muscoli a Vita. In tanti mi avete chiesto: ma per quale motivo hai iniziato questo canale? In realtà è una domanda che mi sono posto più volte in diversi momenti, quando andava meno bene questo canale, quando andava più bene, quando crescevamo, quando non crescevamo, mi sono posto la stessa domanda. Tante volte, riponendomi questa domanda, sono sempre giunto alla stessa conclusione e quindi ho pensato, perché no, di farci un breve video sopra per voi. Perché ovviamente me l'avete chiesto in tanti: per quale motivo hai fatto questo canale? Perché vuoi diffondere tutte queste cose? E la verità è che io sono sempre stato appassionato in palestra, non sono mai stato realmente contento col fisico che avevo e per forza di cose mi sono imbattuto in certi articoli che ho trovato online, magari forum di bodybuilding eccetera eccetera, perché ovviamente ho pensato, da buono studente, più leggo da queste fonti più imparo, perché ovviamente loro sono esperti, giusto? E purtroppo quello che mi sono perso è che ho perso 2-3 anni della vita seguendo delle informazioni completamente confusionali, completamente errate. Per quale motivo? Non sanno quello di cui parlano? No, in realtà sanno benissimo di quello che stanno parlando e sanno benissimo quello che stanno facendo. Perché la realtà è che su questi forum di bodybuilding tanto di quello che scrivono sono, ahimè, cavolate. Oppure sapete tutti gli integratori che provano a sponsorizzare diversi guru, che ne so, sapete tutti gli esperti che avete visto, vedete che provano a sponsorizzare gli integratori e dicono: ah, se tu prendi questo integratore crescerai proprio come me. La realtà è completamente diversa. Purtroppo è un'industria di miliardi di euro e questi miliardi di euro vengono proprio dal fatto che provano a prendere giovani ragazzi che stanno iniziando e invece di dire realmente come stanno le cose li provano a fregare per farci su un certo profitto. Facendo così io ho buttato via non so quanti anni, 2-3 anni della mia vita, dei miei progressi in palestra, stando rinchiuso in palestra facendo degli allenamenti che non avrei dovuto fare, che non erano ottimizzati per lifter naturali, bensì ottimizzati per lifter dopati. Però invece di dire questo dicono: questo è l'allenamento devi fare tu, in più se ti prendi l'integratore che si prende Simon Panda, perché ovviamente lui è naturale, anche tu riuscirai a ottenere gli stessi risultati. Diciamo che è andata avanti così per più o meno un 2-3 anni, fin quando mi sono stufato, ho detto: oh, qua non sto ottenendo i risultati che mi dicono, anche se sto facendo tutto perfettamente, anche se mi sto mangiando i miei piccoli 6 piccoli pasti al giorno per mantenere elevato il metabolismo, che poi è una cazzata, sto facendo tutto come loro, per quale motivo io non sto crescendo? Allora ho deciso: ma io sono un ingegnere, che sto a fare qua? Mi vado a sfogliare la ricerca scientifica e provo a capire realmente come fare per ottenere dei progressi. E ho fatto proprio in questo modo. Da quando poi ho scoperto la ricerca scientifica, Eric Helms, Brad Schoenfield, Alan Aragon, eccetera eccetera, ho finalmente iniziato a fare progressi. E da quando ho fatto i progressi mi si è accesa praticamente una lampadina e ho detto: cavolo, finalmente ho trovato il modo in cui posso crescere muscolarmente, ho trovato il modo che posso controllare la mia composizione corporea e sto veramente capendo quali parametri, quali variabili ho bisogno per trasformare il mio fisico da lifter naturale. Ci ho pensato, diciamo, per un anno prima di aprire questo canale, perché in realtà avevo un sacco paura, perché ero, però io non sono a livello sviluppato muscolarmente. Avevo veramente paura di quello che pensava, che avrebbero pensato tutti i miei amici e tutta la gente che mi conosce, ma anche avevo semplicemente paura perché dico: ma chi mai mi vorrà ascoltare? Perché io sapevo che anche se avevo le informazioni buone, purtroppo proprio a scopo di marketing, se hai un fisico assurdo, e molto spesso fisico assurdo vuol dire fisico dopato, andrai molto più in là e ci sarà molta più gente che ti ascolterà, inevitabilmente. Quello che è successo stessa cosa a me. Quindi per un anno in realtà ho rimuginato su questa idea, ci ho pensato su parecchio, e poi sono arrivato a un tempo che ero tipo veramente... qua penso che in realtà potrei aiutare. Mi son detto, se tu avessi trovato il tuo canale appena iniziavi la palestra, avresti, invece di buttare via 2-3 anni di progressi, avresti fatto subito i progressi e in questo momento saresti già 2-3 anni più avanti in termini di risultati in palestra. Allora mi son detto: ma sai che cosa? Per quale motivo dovrei aspettare? E ho deciso appunto di iniziare questo canale. Quindi questa è la ragione principale che ho iniziato questo canale, perché penso veramente che ce ne stanno pochi che vi dicono come stanno le cose veramente. Allo stesso tempo ho sempre voluto creare una comunità di persone che, non dico che mi seguono, ma una comunità di gente che hanno la stessa passione, che non vogliono essere fregati dal vario marketing, che non vogliono essere venduti, una comunità di gente, di lifter naturali, contenti, che fanno progressi, che sanno realmente qual è il limite per un lifter naturale, e semplicemente mi era sempre piaciuta l'idea di, magari, perché no, creare un gruppo di persone con uno stesso interesse. In più ho sempre voluto aiutare la gente che viene da me. Ogni volta che vengo in palestra qualcuno che sta facendo qualcosa di sbagliato, mi viene sempre un sacco voglia di andare lì e dirgli: guarda, in realtà forse ti converrebbe fare diversamente, quello che stai facendo non è ottimale per te, eccetera eccetera. Mi è sempre voluto appunto questa voglia di
aiutare sempre più gente possibile, e per questo motivo ho pensato, aprendo questo canale, perché no, riesco a farlo, e piano piano con il vostro supporto, con quelli che mi seguono fin dal primo momento, cioè i primi iscritti, ragazzi, se mi state ancora guardando io vi ringrazio di cuore, perché è stato veramente un periodo tostissimo, è passato forse 6 mesi per avere i primi 100 iscritti, tanta gente se lo dimentica, ma è stato così, però piano piano ho preso trazione il canale, piano piano sempre più gente ha deciso di seguirmi e sempre più di voi hanno iniziato a mandarmi messaggi con tutti i vostri progressi che fate, ho perso chili, ho messo su massa, i due programmi mi stanno andando una bomba, ho ricevuto tantissimi messaggi, ragazzi, tantissimi, e è questo che mi ha praticamente gratificato. Questo, ricevendo i vostri messaggi, è ciò che mi ha fatto capire quanto impatto posso avere io e quanto è importante per me ricevere tutti questi messaggi. Proprio è una cosa personale che mi rende felicissimo, una cosa che mi cambia la giornata. Come un commento magari negativo di hater mi può buttare giù per magari 10 minuti, un commento positivo mi illumina la giornata e sarò felice per il resto della giornata. E da questo ho capito che volevo aprire questo canale, continuare questo canale per provare a ispirare sempre più gente. Penso di aver detto tutto. Questo è il motivo principale per cui ho aperto questo canale. Mi piacerebbe in realtà fare un sacco di riprese fuori, però qua siamo in Inghilterra, vado fuori e la telecamera viene spazzata via dal vento. Altre cose, mi piacerebbe un sacco fare dei vlog e sicuramente inizierò a fare più vlog, perché piano piano, mentre all'inizio volevo semplicemente aiutare la gente, adesso mi sono proprio innamorato del fatto del content creator, quindi creare un contenuto che può poi essere condiviso e che va poi a influenzare magari un sacco di ragazzi in Italia, che può motivare alcuni di voi, eccetera eccetera. Quindi con questo canale, mentre è iniziato con l'unico e semplice scopo di diffondere la verità e di provare ad aiutare più gente possibile, adesso è diventato anche una passione vera e propria, in cui voglio non solo aiutare la gente, quello sarà sempre il mio obiettivo, ma voglio anche motivare tutti i ragazzi italiani che mi stanno guardando, perché ragazzi, se noi vogliamo cambiare l'Italia dobbiamo iniziare a farlo passo per passo, perché io, abitando anche in Inghilterra eccetera, vedi che c'è veramente una differenza assurda tra i nostri paesi. Il nostro paese è il paese più bello, la gente più bella, il cibo migliore, il tempo migliore, ma purtroppo c'è questa concezione che rimaniamo veramente un sacco indietro, perché siamo una società abbastanza antica, abbiamo numerosi problemi dal punto di vista politico, dell'istruzione e di tante altre cose, dobbiamo provare a darci tutti una svegliata. Per questo motivo io continuerò a fare con questo canale, a motivare il più gente possibile a fare quello che volete, a andare in palestra, ma anche a migliorarvi come persona, a aprire il vostro canale YouTube, a aprire la vostra azienda, a spingervi ai vostri limiti, perché è quello che secondo me posso fare con un canale e sto provando a fare. Detto questo, io continuerò a creare contenuto, perché se voi mi supportate io continuo a creare contenuto. Vi chiedo solo una cosa in cambio, di lasciarmi like, iscrivervi al canale, commentate eccetera eccetera, aiutatemi anche voi a vicenda nei commenti. Penso di aver detto tutto, fatemi sapere cosa ne pensate, se vi è piaciuto questo talk, lo so, non vi ho fatto vedere la palestra niente, ma è stato semplicemente un rambling. Detto questo, io ti voglio ringraziare, stai ancora guardando questo video, mi raccomando, lasciaci un like, iscriviti al canale, commenta, mandami un direct, noi ci vediamo nel prossimo video, ciao!